Va in archivio una bellissima edizione del 29esimo torneo internazionale di mini basket CEFA, 18esimo Memorial Danilo Boschi. 12 squadre al via per una manifestazione che è tornata ad animare di colori e gioventù Castelnuovo Garfagnana. È stata soprattutto una grande festa che si è conclusa domenica mattina con le due finali. In quella, chiamiamola di consolazione, i campioni uscenti, i croati dello Zadar, hanno avuto la meglio sulla Invictus Livorno, solo grazie alla differenza canestri in una partita equilibrata. Ma anche la finalissima non ha tradito le attese. L'ha spuntata l'Aurora Desio sui lituani del VK Vilnius al termine di una gara vincente e ben giocata, ma col meritato successo dei Brianzoli. Il torneo è stato emozione, come conferma il patron Vincenzo Suffredini, un'autentica lezione e un ritorno pieno alla vita. Sì, Castelnuovo in questi giorni sono stati 3 giorni al centro, Castelnuovo il mini basket al centro dell'interesse nazionale, con la partecipazione di 4 squadre provenienti da tutta Europa, da squadre da tutta Italia, che hanno dato la ripartenza, un segnale di ripartenza importante per tutti. È importante soprattutto per i bimbi che ne avevano bisogno, di ritrovarsi, di riconfrontarsi, di riscoprire emozioni che sono state in tutto il periodo del torneo, dai giochi alle gare, a tutti i momenti insieme. Un grazie davvero di cuore a tutti quelli che hanno collaborato, permesso, a tutto lo staff del CEFA che si è dato veramente in 4 per organizzare, e anche un grazie particolare agli odieri che in questi giorni ci hanno sopportato e supportato per dare da mangiare a più di 1500 persone. Grazie. Da aggiungere, in un periodo storicamente così complicato, il patto d'amicizia sportiva tra la città di Zara e Castelnuovo in occasione dei 20 anni di partecipazione della squadra croata al torneo. È nata una stretta collaborazione a 360 gradi che va e andrà al di là del minibasket. Adesso lo sguardo è già rivolto alla 30ª edizione, con la voglia di riproporre anche la fase regionale e comunque di celebrare nel migliore dei modi un traguardo così importante.